Segnale News. Le notizie dall'Italia e dal mondo su Superti Online. Ancora buona giornata dalla redazione. Apriamo con la pagina della cronaca. Un morto e quattro feriti. È questo il bilancio dell'esplosione di una villetta a Marino in provincia di Roma, in località Frattocchie. Tutti i feriti sono stati ricoverati in codice rosso. I pompieri stanno cercando di capire cosa possa avere causato l'esplosione. Forse una fuga di gas. Infatti i testimoni hanno parlato di un violentissimo boato per poi vedere la villetta sgretolarsi completamente. È mistero a Milano su un turista che da qualche giorno si è trasformato in un vero e proprio picchiatore. Si tratterebbe di un ragazzo di circa 25 anni che ferma le persone con la scusa di chiedere alcune informazioni. Poi all'improvviso le aggredisce con violenti pugni sul volto. Ovviamente sono in corso vaste battute da parte delle forze dell'ordine che tra le altre cose ipotizzano, pensate, di trovarsi addirittura di fronte ad un assurdo gioco, il knockout, il folle gioco praticamente di chi si diverte a stendere i passanti con i pugni. Dall'estero ancora allarme in Germania, questa volta a Brema, dove è stato fatto evacuare un centro commerciale con la polizia per alcune ore alla caccia di un 19enne scomparso da un ospedale psichiatrico e che urlava mentre fuggiva: vi faccio saltare tutti in aria. Lo stesso ragazzo nei giorni scorsi aveva dichiarato anche appoggio all'ISIS, all'attentatore di Monaco. Come detto, dopo qualche ora di vaste battute, il giovane è stato arrestato. Torniamo ad occuparci ora della Turchia con il bilancio di quanto fatto dal presidente Erdogan in materia di comunicazione. Allora, la sua repressione ha numeri che parlano davvero chiari. 45 giornali chiusi e 16 canali televisivi bloccati, arrestati 47 giornalisti del quotidiano Zaman. Si tratta di un giornale di opposizione, reo soltanto di avere preso una posizione diversa dal presidente. Cambiamo argomento, Facebook continua a volare, gli utenti, pensate, sono 1.700.000.000, in borsa il titolo vola con un rialzo del 6,6% che equivale a $131,5 ad azione. Nel dettaglio l'utile netto di Facebook si è attestato sui 2 miliardi di dollari contro i 719 milioni di circa un anno fa. E concludiamo in bellezza, come spesso accade. Allora, Francesco, mettiamo a tutto schermo questa foto. Parliamo infatti di Ashley Graham, la vedete, modella per taglie un pochettino abbondanti. Sul social è scoppiata una specie di rivolta dopo che i suoi ammiratori hanno notato a destra una piccola perdita di peso che inciderebbe, secondo loro, sulla bellezza di Ashley e sulle sue morbide forme. Insomma, vabbè, mi sembra un pochettino troppo pretestuosa la polemica. Insomma, Ashley era bella prima ed è bella anche oggi. Ultima notizia per il momento, noi ci rivediamo e risentiamo più tardi. Segnale News.